Ragazzi, ciao da Cracovia. Ci troviamo all'interno del quartiere ebraico e siamo venuti a mangiare i pirogi perché ce l'avete consigliato veramente in tantissimi. Quindi ci siamo seduti in questo piccolissimo ristorante ispirato a Van Gogh che prepara solo quelli. Ne abbiamo ordinati 60. Siamo in 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quindi 10 a testa, però probabilmente ne prenderemo altri perché sono veramente buoni. Quindi grazie a tutti quelli che ce l'hanno consigliati. Non so cos'altro c'è di polacco qua. Abbiamo mangiato altra roba polacca? No, soltanto i salamini beretta di ieri sera. La cameriera secondo me è polacca. Allora, sono molto buoni perché sono tanti gyoza ripieni di diverse tipologie di carne. C'è quello con la ragù, c'è quello con la salsiccia, c'è quello con le patate, che non è carne, c'è quello con gli spinaci, la ricotta. Noi abbiamo chiesto solo carne e ci ha portato anche quelli. Poi ci sono anche le salsine. E ci sta, alla fine quant'è che costava? 10 euro un piatto da 30? Sì. È una stupidata, cioè, ragazzi, costa veramente poco. Quindi il mio consiglio è: date retta a tutti quelli che già vi hanno consigliato di mangiare i pirogi, perché come nomini la Polonia devi assolutamente mangiare i pirogi. Dario, appena abbiamo detto che andavamo a Cracovia, dovete assolutamente mangiare i pirogi. Sono buoni. Sì, in sono molto buoni. Sono molto buoni. In realtà ha detto andate prima nel posto dove fanno gli hamburger neozelandesi e poi andate a mangiare i pirogi. No, raga, l'hamburger neozelandese ci torniamo. Sì, ritorno sì, a casa. Enorme. Aspetta. Pirogi, pirogi.